Lo ammetto, non sono un tipo da trailer reaction. Però ho fatto una su questo canale proprio per un particolare motivo. Perché il film di cui parliamo mi ha colpito molto. E adesso vi mostro la mia reazione che ho registrato. Eccola qui. Iniziamo il trailer di Marvel's Eterni. Abbiamo sorvegliato e suggerito. Li abbiamo aiutati a progredire. E li abbiamo visti compiere meraviglie. Nell'arco degli anni non abbiamo mai interferito. Fino ad ora. Di tutto. Figurati. Ora che Captain Rogers e Iron Man non ci sono più, chi guiderà gli Avengers? Potrei farlo io. Bene. Adesso avete visto la mia reaction. Non so schioccare le dita, ma questo Eternals mi incuriosisce tanto e sapete perché? Perché non solo c'è alla mano la regia di Chloe Zhao, di cui ho visto i due film, ha vinto il premio Oscar come miglior regista, per quanto devo dire, e so che quello che sto per dire sarà una bestemmia, Nomadland non mi ha proprio fatto impazzire, registicamente è un'opera d'arte, ma la sceneggiatura è una merda, proprio perché è vuota e non mi ha lasciato molto, quindi se la sceneggiatura di Nomadland fosse stata almeno più decente, forse avrebbe conquistato di più. Poi c'è The Rider, che è bellissimo, recuperatelo del 2017, molto snobbato, ma signori, Nomadland è secondo me sotto The Rider. The Rider è bellissimo, veramente. E allora, vediamo. Un'ambientazione molto aperta, infatti sono state tutte riprese girate all'aperto proprio perché Zhao si è opposta al girare tutto quanto in con il green screen. Lei è una che gira molto all'aperto e quanto ho capito ha conquistato anche Feige questa sua regia e io sono veramente curioso perché mi aspetto, almeno la regia è fantastica, la fotografia non è da meno. Wow! C'è poi The End of the World, top canzone scelta perfettamente. E io sinceramente mi aspetto perlomeno un bel film, se non uno dei migliori cinecomic di sempre. Per quanto io non sia sto grande appassionato di cinecomic, cioè ho visto quello che devo vedere e molti hanno fatto anche cagare. Infatti, come vi ho detto, non è un canale di trailer reaction. Però, visto che questo film mi aveva conquistato, ho voluto farla. Ho voluto farla, ero molto curioso e l'ho fatta. Poi c'è un gran cast, c'è Gemma Chan, Angelina Jolie, e Salma Hayek, Kit Harington, l'altro di Game of Thrones.
un bel po' di gente, c'è qualche frecciatina da Marvel, ma se io sono curioso soprattutto perché è un film che si discosta tanto dallo stile Marvel. Io odio, diciamo che odio lo stile ripetitivo, grandi battute, tutte degazzate. Questo film ha qualcosa che lo contraddistingue, quindi io lo prendo come un mezzo esortare, signori. Non vi dico di essere pronti al cavolo o al bellissimo, vi dico di stare allerta, moderati, moderati, però con una certa curiosità. Nulla, nulla è da escludere.